Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi andiamo a vedere gli angoli associati. Come sempre, invece di soffermarmi sulla teoria, andiamo subito a vedere un esercizio pratico. Una piccola premessa: le formule degli angoli associati in realtà non sono delle formule, perché non c'è bisogno di impararla a memoria, ma basta capire il ragionamento e ricavarsele ogni volta che si svolge un esercizio. Quindi, non vi preoccupate, non dovete fare i bigliettini, non dovete imparare niente a memoria, quello che mi interessa è farvi capire come ragionare con gli angoli associati. Partiamo da questa espressione. Qui ci chiede di trovare il seno di pi greco meno alfa. Vado a fare la circonferenza goniometrica e disegno l'angolo alfa. Questo è un angolo alfa qualsiasi. Chi sarà pi greco meno alfa? Pi greco vi ricordo che è 180 gradi. Meno alfa quindi sarà questo angolo qui. Ora ci chiede il seno di pi greco meno alfa. Il seno, se facciamo la proiezione, è questo segmentino qui. E noto che rispetto all'angolo alfa che ho disegnato coincide proprio con il seno di alfa. Infatti questi due segmentini azzurri sono uguali. Quindi seno di pi greco meno alfa, scriviamo sen alfa. Andiamo avanti, dobbiamo disegnare pi greco più alfa, quindi parto sempre dalla circonferenza, parto sempre da un angolo alfa qualsiasi. Se questo è alfa, pi greco più alfa sarà 180 più alfa, quindi questo angolo qua. Questa volta ci chiede il coseno, andiamo a fare come sempre la proiezione sugli assi cartesiani. Il coseno è questo. E rispetto all'angolo alfa, cosa vediamo? Che è uguale al coseno dell'angolo alfa, però qui, nell'angolo pi greco più alfa, il coseno è nel secondo quadrante, quindi a segno meno. Mentre di qua, rispetto all'angolo alfa, il coseno a segno più, perché è nel primo quadrante. Quindi coseno di pi greco più alfa è uguale a meno cosalfa. Con il meno che c'è qua, più cosalfa. Questo lo riscrivo. Poi andiamo avanti, qui ho seno di meno alfa, quindi facciamo l'angolo alfa e disegniamo anche meno alfa. Se l'angolo alfa è questo, meno alfa è questo qua sotto, perché vi ricordo che quando l'angolo ha segno meno dobbiamo partire a disegnarlo da sotto e andare in senso orario, mentre quando disegniamo gli angoli positivi partiamo da qui e saliamo andando in senso anti-orario. Bene, vogliamo il seno. Il seno di meno alfa, facendo la proiezione, è questo segmento azzurro. Rispetto all'angolo alfa, cosa vediamo? Che coincide con il seno dell'angolo alfa, però attenzione perché il seno, essendo nel quarto quadrante, ha segno meno, mentre nel primo quadrante il seno dell'angolo alfa ha segno più, per cui il seno di meno alfa coincide con meno sen alfa. Con il meno davanti all'espressione, meno per meno più. Per moltiplico per meno la cotangente. La cotangente è il reciproco della tangente. Quindi se la tangente è sen fratto cos, la cotangente sarà cos fratto sen. Ora, qui noto che questi due termini sono opposti, quindi vanno via. Mentre in questa moltiplicazione, sen alfa con sen alfa sopra e sotto si possono semplificare. E quindi il risultato finale è sen alfa meno cos alfa. Come sempre, ora andiamo a vedere un esercizio un pochino più difficile. Abbiamo questa mega espressione qua, non spaventatevi, vedrete che sarà facilissimo risolverla. Partiamo come sempre, dobbiamo disegnare l'angolo pi greco mezzi meno alfa. Ormai avete capito il ragionamento, quindi parto dall'angolo alfa, devo disegnare pi greco mezzi meno alfa, quindi pi greco mezzi è 90 gradi. Devo togliergli alfa, quindi verrà questo angolo quassù. Il seno di questo angolo è il segmento che indico qua in azzurro. Rispetto all'angolo alfa, questo segmento qui, a cosa equivale? Equivale al coseno, ok? Quindi questo segmento dell'angolo pi greco mezzi meno alfa, che corrisponde alla componente sen, coincide con questo segmento più lungo dell'angolo alfa. Quindi per capirlo, voi dovete solo guardare il segmentino. Quello più piccolo va di pari passo con quello più piccolo e quello più grande con quello più grande. Quindi nel nostro caso il seno di pi greco mezzi meno alfa è uguale a il coseno di alfa. Poi qua abbiamo l'angolo meno alfa, quindi come prima, questo è l'angolo alfa, quindi questo è meno alfa, dobbiamo trovarci il coseno di meno alfa, che nel disegno corrisponde a questo segmento. Questo segmento, che è il coseno di meno alfa, coincide proprio con il coseno di alfa, perché la proiezione di questo angolo alfa sull'asse x è proprio il segmento rosa. E quindi scriviamo che questo è uguale a cos alfa. Ora
2π greco meno alfa. 2π greco è un angolo giro, quindi qui parte 0, 2π greco è un angolo giro. Meno alfa è questo. Quindi, come potete vedere, dire 2π greco meno alfa equivale a dire meno alfa. Quindi trovare il seno di 2π greco meno alfa è uguale a trovare il seno di meno alfa. Allo stesso modo, se qui ci fosse stato 4π greco meno alfa, 6π greco meno alfa, era la stessa cosa, perché io quando parto dalla circonferenza parto da qui che è l'angolo 0. Faccio un giro completo, vuol dire 2π greco. Faccio un secondo giro completo, 4π greco. Un altro giro ancora, 6π greco e così via. Quindi in realtà, quando vedete questo, è come dire vado a trovare il seno di meno alfa. L'angolo ce l'abbiamo già qui pronto, quindi il seno questa volta è il segmento azzurro e rispetto all'angolo alfa coincide a meno sen alfa, perché qui sono nel quarto quadrante, quindi la componente y è negativa, mentre nel primo quadrante la componente y è positiva, e quindi seno di meno alfa è uguale a meno sen alfa. Ora abbiamo di nuovo l'angolo pi greco mezzi meno alfa, quello che abbiamo disegnato qui prima. Lo ridisegno di nuovo per vedere meglio. Quindi questo è alfa, pi greco mezzi meno alfa e questo angolo qua. Dobbiamo trovare il coseno di pi greco mezzi meno alfa facendo la proiezione questa componente x, quindi il segmento qui piccolo. Questo segmento piccolo rispetto all'angolo alfa coincide proprio con il segmento piccolo che vediamo qui. E che cos'è questo? Questo è il seno di alfa. Hanno entrambi lo stesso segno perché siamo nel primo quadrante, quindi possiamo dire che il coseno di pi greco mezzi meno alfa è uguale a sen alfa. Bene, il numeratore è fatto, procediamo con il denominatore. Qui ho pi greco mezzi più alfa, quindi disegnino. Se questo è l'angolo alfa, pi greco mezzi più alfa sarà pi greco mezzi più alfa. Qui ci chiede il coseno, quindi facendo la proiezione il coseno è questo segmento qua, che coincide a quale segmento dell'angolo alfa? A questo. Quindi il coseno, questo segmento qui, è uguale al seno di alfa. Facciamo sempre attenzione ai segni, qui sono nel secondo quadrante, quindi la componente x è negativa, mentre qua nel primo la componente y, perché questo segmento corrisponde alla componente y, è positiva. Per cui il coseno di pi greco mezzi più alfa è uguale a meno sen alfa. Qua, per concludere, abbiamo di nuovo l'angolo meno alfa, che è quello che abbiamo disegnato qui. Il seno corrisponde al segmento che abbiamo disegnato prima in blu e abbiamo già visto prima che è uguale a meno il seno di alfa. Ora andiamo a fare i calcoli, meno sen più sen se ne vanno, quindi sopra ho 2 cos alfa e sotto ho meno 2 sen alfa. 2 2 se ne vanno e cos di alfa fratto sen alfa non è altro che la cotangente, quindi il risultato è meno cotangente di alfa. Ecco qua gli esercizi che vi ho preparato. Siete pronti? Azionate il cronometro e fate più esercizi possibili in 2 minuti di tempo. Scoprirete che bastano pochi minuti per raggiungere ottimi risultati. Allora, che ne pensi di questi esercizi? Ti sono venuti tutti? Fammelo sapere e scrivimi in chat. Iscriviti anche al mio canale Instagram e TikTok per divertirti insieme a me ogni giorno in nuovi quiz e tenere allenata la mente. Io sono Monia Tomassini e se ancora non lo sai, il mio motto è: se non sei ancora bravo in matematica, è perché ancora nessuno te lo ha insegnato.